Un giovane venne da me con un messaggio di suo fratello. Come poteva sapere i come e i perché di suo fratello? Digli di mandarmi dei segni. E sono rimasto in piedi faccia a faccia con il giovane. Gli ho preso la destra con una mano e la sinistra con l'altra. E gli ho risposto per suo fratello, per gli uomini. Gli ho risposto per il poeta e ho mandato questi segni. Lui tutti lo aspettano, di lui tutti si fidano. La sua parola è decisa e conclusiva. Lui tutti lo accettano, in lui tutti si bagnano, in lui si riconoscono come in piena luce. In lui si immergono e lui li immerge. Le belle donne, le nazioni più fiere, le leggi, i paesaggi, la gente, gli animali, la terra profonda e i suoi attributi, l'oceano inquieto, ogni piacere, proprietà, denaro e tutto ciò che il denaro può comperare, le fattorie più belle, quelli che zappano e seminano, e lui che inevitabilmente miete, le città più importanti e costose, quelli che scavano e costruiscono, e lui che vi prende dimora. Niente c'è per nessuno che non sia prima per lui. Vicino e lontano sono per lui. Le navi al lago e sulla terra le continue manifestazioni e le marce sono per lui, semmai sono per qualcuno. Mette le cose al loro posto, mette l'oggi fuori di sé, con plasticità e amore. Mette la sua città, i tempi, i ricordi, i genitori, fratelli e sorelle, conoscenti, il lavoro, la politica, nella posizione di non essere mai dagli altri mortificati né tenuti in pugno. Egli è colui che risponde. A ciò cui si può dare una risposta, risponde, e a ciò cui non si può dare, mostra perché non si può rispondere. Un uomo è un invito, è una sfida. È inutile nascondersi. Non senti i sarcasmi e le risa, non senti gli ironici echi. Libri, amici, filosofi, preti, l'azione, il piacere, l'orgoglio si agitano in qua e in là, cercando la gioia. Ma è lui che indica la gioia e addita anche quelli che si agitano in qua e in là. Qualunque sia il suo sesso, qualunque la stagione o il luogo, se ne va rilassato, gentile, sicuro di giorno e di notte. Egli ha la chiave che apre ogni cuore, la risposta alle mani curiose sulle maniglie. La risposta alle mani curiose sulle maniglie. La sua accoglienza è universale. Il fluire della bellezza non è meno accetto universale di lui. La persona da lui prediletta di giorno che divide il suo letto di notte è benedetta. Ogni esistenza ha i suoi idiomi, ogni cosa ha un suo lessico e una sua lingua. Egli la sa riunire tutte in una sua, che dona agli uomini e ogni uomo se ne fa interprete. Così ogni uomo interpreta anche se stesso. Una parte non contrasta con l'altra. Egli è colui che le unisce e sa come unirle. Dice con indifferenza, come stai, amico mio, al presidente dell'udienza del mattino. E dice, buongiorno, fratello, al poveretto che zappa nella piantagione di zucchero. Ed entrambi lo capiscono e sanno che le sue parole sono giuste. Entra perfettamente a suo agio in Campidoglio. Entra nel congresso. E un deputato dice a un altro, ecco che arriva un pari nostro neoeletto. E il motorista lo scambia per un motorista, e i soldati lo prendono per un capitano, e i marinai per uno che ha fatto il marinaio. E gli autori lo scambiano per un autore, e gli artisti per un artista. E i lavoratori intuiscono che potrebbe lavorare con loro ed amarli. Qualunque sia il lavoro, egli è quello che lo fa o l'ha fatto. Qualunque sia la nazione, egli è quello che vi sa trovare fratelli e sorelle. Gli inglesi pensano che venga dal loro ceppo inglese. Per un ebreo somiglia a un ebreo, per un russo ad un russo, vicino e familiare. Non è escluso da nessuno. Chiunque egli guardi nel bar della stazione lo riconosce come suo. Non è sicuro l'italiano e il francese, e anche il tedesco e lo spagnolo, e l'isolano di Cuba. Gli ingegneri, i marinai che lavorano sui grandi laghi, sul Mississippi, sul San Lorenzo, sul Sacramento, sull'Hudson, sul Delaware, lo reclamano come uno dei loro. Il signore di nobile lignaggio ne riconosce il nobile lignaggio. L'insolente, la prostituta, il collerico, il mendicante si vedono riflessi in lui, che inspiegabilmente li trasforma. Non sono più indigeni, a malapena si riconoscono, tanto sono migliorati. Tu pensi forse che sarebbe bello essere uno scrittore di versi melodiosi? Certo, sarebbe bello essere uno scrittore di versi melodiosi, ma possono i versi andare oltre una personalità armoniosa che potrebbe essere tua, o oltre i modi di un bel comportamento,
o al di là di una responsabile azione premurosa di un giovane apprendista, o di una vecchia, o di un uomo che è stato in prigione e che probabilmente è ancora lì.